Oggi visiteremo il Tempio di Borobudur, il più antico ed importante tempio di tutta l'Indonesia. Ma prima facciamo un salto al mercato di Yogyakarta. I mercati sono il miglior modo per entrare nella quotidianità di una città e per curiosare sugli usi e i costumi degli abitanti, senza essere eccessivamente invadenti. Colorati, rumorosi e stravaganti sono una delle cose che preferisco fare quando sono in viaggio. Aspetta un attimo, ma qua vicino dovrebbe esserci la nonnina di Netflix con i suoi buonissimi dolcetti. Eccola lì, da 60 anni, che prepara ancora i suoi jajang pasar, seguendo la ricetta originale della tradizione giavanese. Il cavallo di battaglia della nonnina sono i klepon, uno gnocco a base di farina di riso glutinoso che viene condito con una spolverata di cocco fresco grattugiato e zucchero di palma caramellato, da leccarsi i baffi. Prima di iniziare a parlare di Borobudur, bisogna dire che dal 2021 non si può accedere al tempio. Quello che sembrava essere una limitazione legata alla pandemia nascondeva invece motivazioni più profonde. Sembrerebbe infatti che la struttura stia sprofondando da un lato. Attualmente quindi si paga 25 euro di biglietto per girare semplicemente attorno al cortile del tempio. È chiaro che questo è estremamente limitante nella visita, dato che non si può ammirare da vicino tutti i bassorilievi raffiguranti la vita del Buddha. E non si può naturalmente accedere alla sommità del tempio con i suoi fantastici 72 stupa. Borobudur è il più grande tempio buddista al mondo. L'etimologia del nome non è del tutto chiara. Potrebbe derivare dai termini Boro, grande, e Budur, Buddha o montagna. È costituito su un colle che separa due vulcani gemelli, in una zona soprannominata il Giardino di Giava. La struttura a gradini ricorda il fiore di loto ed è diviso in 9 piattaforme che rappresentano i vari stadi o livelli durante l'ascesa all'illuminazione, il Nirvana. I bassorilievi super dettagliati e le finissime decorazioni rendono il tempio unico. Nella zona centrale sono disposte 432 statue del Buddha in nicchie allineate. Nella sommità invece si ergono 72 stupa, ognuno contenente una statua del Buddha in meditazione nella posizione del loto. Costretto a guardarlo da sotto, quanta bellezza. Deve essere stupendo. Comunque sembra bello, eh? Anche da sotto. L'impressione che si ha visitando Borobudur è che il tempio sia diventato una pura attrazione per spennare i turisti ed abbia perso la sacralità originaria. Non si discute la bellezza ed il valore artistico-spirituale della struttura. Ci auguriamo di poterla visitare in futuro senza limitazioni di accesso di alcun tipo. L'albero delle baguette. Pausa, pioggia. I pasticcini della signora. Pranzetto. Buonissimo. La pasta. E io. Ah. La signora centenaria di Netflix. La fame primordiale dell'Asia. Nel foglio di banano.
puliti. Rigorosamente con le mani. Lo dai questo zuppato? Questo? Sì. Quello inzupposo? Sì. A Yogyakarta il clima non ci sta accompagnando. Decidiamo allora di fermarci a mangiare qualcosa. In un barung come questo, di solito, una zuppa di noodle con bevanda costerà intorno ai 15.000 rupie, ovvero un euro circa. Che stiamo prendendo da mangiare, amore? Mie ayam. Spaghetti in zuppa di pollo. Com'era? Buonissimo. Per vedere le lacrime. Lasciamo Yogyakarta e i suoi fantastici templi direzione est, verso il Monte Bromo. Ci attendono 8 ore di treno per raggiungere Probolingo, che sarà la base da cui partirà la nostra escursione per il monte. Destinazione? Treno? Là. Ecco. E non si dica in giro che sono una persona che ha le mani bucate. No. Che sono. Non è vero. Guarda che spazio abbiamo, se per un'altra persona siamo funzionali. Io credo nella ferrovia di Stato indonesiana. La strategia per evitare che il qualcuno si sieda qui e il nostro viaggio di 8 ore diventi un incubo. Stiamo praticamente fingendo di dormire a ogni stazione. La prima è andata, ne mancano altre 16. Vamos! Sì, viaggiare evitando le bocche più dure. Purtroppo il metodo non ha funzionato. Se volete continuare a viaggiare con noi, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace e commentate i nostri video. Ciao!